But I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why. Ciao, se è la prima volta che state vedendo questo video, sappiate che non sono matto, ma mi sto riferendo ad un video che metterò ora sia nelle schede e sia nelle note, così è sicuro che da qualche parte lo vedrete. Perché io ritengo di dover fare una piccola integrazione al video precedente per un po' di motivi. Prima cosa è che il tema principale doveva essere il fatto di aver incontrato la mia amica Giulia del canale Gerulia Alice Amore, che vi metto pure quello, tanto a lei un po' di pubblicità in più, anche se ha 16 volte i miei iscritti, più o meno non guasta. Il tema principale doveva essere quello e per un mio errore di valutazione il tema principale è diventato la fine della mia, virgolette, amo molto storia. Però se tutte le uscite, se tutti i commenti fossero stati graditi, non ci sarebbe stato bisogno di fare questo video. Invece io sento il bisogno di farne un altro per poi chiudere definitivamente questa storia, che infatti vi caricherò il prima possibile. Perché allora qui bisogna mettere in chiaro alcune cose che non è che non riguardano tanto la mia storia. Se volete ve ne posso anche parlare in un video, tanto cioè io non ho problemi, basta non fare nomi e non fare offese. Poi si può dire quasi tutto per il momento. Però quello che voglio mettere in chiaro è questo. Allora, ci sono alcune persone nei commenti di quel video che devono un po' decidere cosa vogliono da me. Non tutti, soltanto alcuni, veramente. Ci sono alcune persone che devono un po' decidere cosa vogliono da me. Perché se io vi faccio un video di 9 minuti dove una parte parla del mio ex e una parte parla dell'incontro con la mia amica, la mia speranza è che voi lo vediate tutto, e tutt'al più o mi fate un commento globale su tutta la, su tutto il contenuto, oppure magari, non lo so, se può essere per dire che uno non se la sente di commentare la parte della mia relazione, anche perché, e di questo mi prendo la responsabilità, io ho solo accennato. Ma ho solo accennato non perché ho qualcosa da nascondere, ho solo accennato perché il tema del video era un altro e non volevo dare troppa importanza a questa persona. Invece sono stato anche, come dire, no accusato, però, perché accusato è una parola grossa. Mi è stato anche detto il contrario in un momento, in un commento. So parlare. Gli hai dato troppa importanza. Cioè, per aver dedicato sì e no 2 minuti su 9 minuti e 20 di video, gli hai dato troppa importanza. Ma certo che alcune persone sono veramente brave a fare le storie con con le storie degli altri. Ma allora, se volete che vi porti soltanto cose allegre, che vi pigli per il culo, che vi dica che vada tutto bene, basta dirlo. Io vi porto solamente video tag, vi porto solamente video cazzate, vi porto solamente video divertenti e basta dirlo. Però fino a prova contraria ricordatevi che anche il mio canale, quindi se a me va di portare un'altra cosa, proprio non si resiste ad esprimere giudizi gratuiti non richiesti. Io poi a un certo punto devo prendere le mie misure. Se mi attirerò le antipatie di qualcuno con questo video, mi dispiace, ma sento il bisogno di caricarlo in inframmezzo con quelli che usciranno. Perché per quanto comunque sia, siano stati fatti degli sgarbi nei miei confronti dalla persona che frequentavo, per quanto potevo anche io essere un po' sveglio, però non ve l'ho detto per cercare nessun tipo di consiglio. Ve l'ho detto semplicemente perché se io vi avessi messo il vlog di Giulia tagliato, a parte che veniva una cosa di 4 minuti sì e no, più o meno,
E se vi devo fare un vlog, se vi devo portare un vlog tirato via, non ve lo porto. Ma poi c'era un taglio evidente là dove Giulia diceva Riccardo è il suo compagno, perché io non ho più un compagno, probabilmente non ho mai avuto. E quindi, proprio per stemperare, stroncare subito delle altre curiosità, sono stato io a voler dire, guardate che ho fatto un taglio perché non ho più un compagno. Però un conto è volermi dire, come hanno fatto in tanti, guarda, mi dispiace, non me l'aspettavo proprio. Alcune persone sono state anche ad ascoltarmi diverse ore nella stessa giornata in cui è successo. E un conto è esprimere altre cose che non sono state richieste. E poi volevo dirvi un'altra cosa, con tutta la lucidità del caso. È inutile che mi vogliate dire che sicuramente troverò di meglio. O è inutile che mi vogliate dire che non mi merita, perché a parte che non mi merita lo so da me, non ho bisogno che me lo venga a ricordare nessuno. Ma che troverò di meglio, vi vorrei sfidare a ripeterlo nuovamente. Perché in Italia non c'è cultura della disabilità. Puoi essere anche la migliore persona del mondo, ma in Italia non c'è alcuna cultura della disabilità. In Italia siamo ancora all'immagine del disabile poverino. All'immagine del disabile come angelo assessuato. Ebbene no, io non sono questo. Io non sono assolutamente questo. Non voglio essere chiamato poverino, non voglio essere compatito. Se vorrò essere consolato so chiederlo, se vorrò chiedere dei consigli so chiederli come qualsiasi altra persona. E soprattutto faccio sesso. Fatevene una ragione. Voi che avete ancora questo immaginario del poverino disabilino sessuato. No, faccio sesso, mi dispiace. E devo dire che non mi sento privato per nulla dal punto di vista delle possibilità sessuali. L'unico mio limite è che ci sono tanti maschi e pochi uomini. Degni dal nome. E non sto parlando certo del modo di parlare e di muoversi, perché io sono dell'idea che nessuno debba essere se stesso. Però un maschio vuole il pene, un uomo vuole un altro uomo. Tutto qui sta la differenza. Però sinceramente io sono arci convinto del fatto che non mi manchi niente per dare e ricevere a pagamento sessuale. Quindi spero che questo video vi inviti a riflettere, vi inviti a pensare due volte prima di dare consigli non richiesti, perché ripeto, quel video non l'ho fatto per chiedere consigli, non l'ho fatto per attirare la pietà di nessuno e non prendetemi in giro che troverò sicuramente un'altra persona, a parte che non la cerco. A parte che non la cerco perché sinceramente ha anche 27 anni, piuttosto che perdere 2 preziose settimane della mia vita con un bambino viziato, cioè sarei stato volentieri singola anche altri 10 anni, anche perché conosco persone che si sono fidanzate di fine 40, quindi ragazzi, cioè potevo benissimo resistere un altro po'. Non mi ricordo più quello che stavo dicendo, benissimo. E poi veramente, cioè, cerchiamo di dare alle parole il peso che hanno. Vedo tanti commenti nel mio canale, sei una bellissima persona. Ma in base a cosa lo dite che io sono una bellissima persona, ragazzi? Io non conosco quasi nessuno di persona di voi. Così come non vi dico che siete bellissime persone, non vi dico nemmeno che siete brutte persone perché non ho il titolo. Può darsi che chi ha agito non ha agito nemmeno con cattiveria, però a me ha dato molto fastidio e non troviamo la scusa che io sono un personaggio pubblico, prima di tutto perché ho 1050 iscritti cagati, come dice Sorellina. E poi perché comunque il fatto di essere, come lo si chiama ora ultimamente, un personaggio pubblico non implica che si possa dare aria alla bocca o in questo caso alla tastiera e dire quello che si pensa senza pensare. E meno male che non ho mai ricevuto insulti in vita mia. Meno male che non ho mai ricevuto offese a livello pesante, però stiamo andando fuori tema. Io penso a questo punto di aver parlato abbastanza,
Ho deciso che non spammerò questo video, non spammerò. Non vi farò i soliti ricordini dei social, tutto al più ve li metto se ve li volete leggere, altrimenti non mi importa. Non iniziate a dirmi questo video è per le visualizzazioni, perché tutti i video di tutti gli YouTuber sono per le visualizzazioni, se le faccio ben venga. E ci vediamo presto con un paio di collaborazioni, penso, se tutto va bene. Ciao ragazzi!